questa 28ª domenica del tempo ordinario, le letture ci propongono come immagine ricorrente quella del banchetto, che ovviamente è tradizionalmente gravida di suggestioni anche di tipo pedagogico. Pensiamo solo all'immagine dantesca del banchetto, del convivio, inteso come convivio di sapienza, banchetto di sapienza, dove ci si pasce adeguatamente, ben si impingua, diceva Dante, se non si vaneggia, se non ci si perde per sentieri che portano lontano dalla ricerca della sapienza. Quindi l'immagine del banchetto come immagine di tipo pedagogico didattico è un'immagine significativa e sta soprattutto a indicare la cura con cui l'insegnante predispone portate succulente, cibi adeguati, un menù che possa aiutare le persone che gli sono affidate a crescere sia nella loro intelligenza sia nella loro sapienza, nella loro saggezza, a crescere come persone. Però il modo in cui l'immagine del banchetto viene rielaborata nelle letture di oggi, in particolar modo nel Vangelo, ci fa pensare anche a un'altra questione, anche a un altro elemento, cioè al discorso dell'atteggiamento con cui gli invitati si confrontano con il banchetto. Innanzitutto vi sono coloro che proprio rifiutano l'invito, e in questo senso lo sposo, colui che offre il banchetto, è portato a cercare persone più adeguate, persone più degne di rappresentare, diciamo così, quello che è l'invitato. In secondo luogo, però, l'invitato deve indossare la veste giusta. Allora, al di là della questione della veste in senso stretto, che talvolta a scuola potrebbe non essere un problema di scarso conto, quindi un po' di sobrietà nel vestire anche per i nostri ragazzi potrebbe talora essere un consiglio saggio da parte degli adulti significativi, la questione della veste indica l'abito mentale, quindi, pedagogicamente parlando, quindi gli atteggiamenti interiori con cui le persone dovrebbero affrontare il banchetto della sapienza, cioè lo studio. Quindi umiltà, perseveranza, costanza, motivazione, orientamento verso la ricerca di quelli che sono i beni sapienziali.